Buongiorno fratelli bianconeri, sorelle bianconere. Finalmente è ricominciata la Champions League. Ero in astinenza, ve lo confesso. Sapete che è la mia magnifica ossessione e quindi, o come direbbe in un Boniperti 2.0, direbbe vincere in Europa non è importante, è l'unica cosa che conta. Cari amanti dello scudetto. Allora, la Champions League è una competizione a torneo, a differenza della competizione a tappe che è il campionato, no? Se in campionato ci sono dei momenti di difficoltà, detti di crisi, oppure episodi che possono essere anche arbitrali o infortuni, magari che non sono troppo lunghi, alla fine della stagione si dice un luogo comune che può essere vero, ma può anche non esserlo, ma comunque io tendo a essere uniformato a questa credenza. Che alla fine tutti gli errori arbitrali, tutte le situazioni negative con quelle positive si compensano, perché in un arco di 38 partite, che sono veramente tante, nell'arco di tanti mesi, ok, da agosto fino a maggio, ci possono essere tante componenti che si insinuano e si inseriscono nell'ambito di una stagione sportiva di una squadra di calcio. La Champions League è tutt'altra cosa, perché una volta superati i gironi, che mi pare ovvio che per una squadra come la Juventus sia d'obbligo, perché ci mancherebbe altro che con gli investimenti che sono stati fatti, la rosa che è stata compiuta non si passa nei turni. La vera Champions League, quella che una volta era sempre solo così, inizia a metà febbraio, no? Verso la fine di febbraio, ovvero come nel caso specifico, ieri. Poi ci sono le giornate alternate, ci sono quelle che giocano martedì, quelle che giocano mercoledì, quelle che giocano settimana prima, quelle che giocano settimana dopo, ma questo non importa. Quello che importa è che la Champions League a metà febbraio è tornata. Allora, tiriamo un attimo da parte gli allenatori, giusto? Quindi dimentichiamoci di Guardiola, dimentichiamoci di Klopp, dimentichiamoci di Zidane, dimentichiamoci di Sarri, dimentichiamoci tutti quelli che volete. La Champions League è una competizione che necessita di alcune componenti fondamentali per poterla portare a termine con successo. Prima di tutte, essere in forma, cioè correre, essere in forma nel periodo clou, cioè tra marzo e maggio. Non essere in forma prima che non serve, ok? E non essere in forma come è capitato purtroppo spesso a noi proprio tra marzo e maggio. Quindi, la forma fisica. Avere dei cambi in panchina che possano mettere a posto la partita nel caso si incanali in binari negativi, perché se tu ti giri e hai Asensio e hai Bale è un conto, se tu ti giri e hai Lemina e Rincon, questo è un altro. Giusto? Buon intenditor, poche parole. Quindi, componente fisica, componente qualitativa della rosa. Terza componente. Infortuni. È importante arrivare in questa stagione, in questo periodo della stagione, con meno infortuni possibili, perché nel momento in cui tu hai nei ruoli cardine degli infortunati, tu devi per forza di cose far giocare giocatori che magari non sono all'altezza, soprattutto in virtù del secondo punto che ho enunciato, cioè il fatto che magari non hai una rosa competitiva in tutti i 22 giocatori, barra 23. Episodi che sono appunto quelli legati agli arbitri, che però è una componente che io non volevo inserire in questo mio enunciato. Però effettivamente se ti capita un Oliver che all'ultimo secondo ti dà il rigore che alcuni arbitri potrebbero dare e altri arbitri potrebbero non dare, quindi non stiamo parlando di un rigore netto, indiscutibile, è ovvio che ti cambia una stagione, perché dai a rigore e la Juve viene eliminata, non dai a rigore e la Juve potrebbe andare avanti, addirittura andare in finale e poi addirittura chissà vincerla, giusto? E poi l'ultima componente è la fortuna, la fortuna. Allora, componente fisica, componente rosa, componente infortuni, componente arbitri e componente fortuna. Fortuna non c'è neanche bisogno che vi spieghi, no?
un giocatore inciampa sul pallone anziché passarlo al giocatore della propria squadra, l'avversario prende la palla, scatta in porta e vi fa gol, giusto? Oppure un giocatore fa un tiro innocuo, il portiere fa una mezza papera, magari un portiere che non ha mai fatto papere, improvvisamente la palla arriva a un giocatore che a un metro la spinge dentro, stile tap-in del golf. Quindi sono queste componenti. Questo non è una disamina che ho fatto per giustificare l'eventualità di un'eliminazione ennesima della nostra Juventus alla Champions League, perché questo mio enunciato si può estrapolare e si può diciamo, utilizzare per tutte le componenti, tutte le squadre che ci sono. Nella partita di ieri, che hanno giocato, nelle due partite di ieri che sono state giocate, i risultati che si sono verificati sono perfetti per la mia, per una mia, diciamo, aggiunta, se mi consentite, a questa disamina che ho fatto dei 5 punti precedenti. Il Liverpool, in quel di Madrid contro l'Atletico, ha perso 1-0, cioè ha preso un gol e non ha fatto gol. Il Paris Saint-Germain, in quel di Dortmund, ha perso 2-1, quindi ha preso due gol, ma ne ha fatto uno. Cosa significa? Significa che per la regola del gol in trasferta, se il Liverpool ad Anfield Road fa un gol, non è qualificato, deve farne un altro. Altrimenti si va ai supplementari, perché se finisce 1-0 ad Anfield Road si va ai supplementari. Se il Paris Saint-Germain al Parc des Princes, al Parco dei Principi, fa un gol, è qualificato. Ora, io non è questa la sede e sicuramente non è neanche questo il momento, perché ormai quest'anno la regola è così. Si vociferava che da quest'anno avrebbero tolto questo obbrobrio. Per me questo è un obbrobrio. Per me questo è un obbrobrio. Perché nel momento in cui tu prendi due gol, va bene, hai fatto sicuramente due errori, mentre quando ne prendi uno, ne hai fatto uno, ok? Quindi sulla carta, dovrebbe essere meglio come risultato l'1-0 subito che non il 2-1 subito, però purtroppo questa brutta regola vecchia, vecchia, che risale non si sa neanche quando, perché c'è sempre stata, va tolta, perché tu, qualsiasi risultato sia, sommando andata e sommando ritorno, fai i supplementari in caso di pareggio, non importa se hai fatto un gol in trasferta o non l'hai fatto. Se il Paris Saint-Germain facesse 1-0, 2-1 dell'andata più 1-0 dell'andata si somma, diventa 2-2 e vai ai supplementari. A me non interessa il gol in trasferta. Quindi, come vedete, la Champions League, perché ho voluto aggiungere questa componente, no? E mi sono anche un po' adirato perché il mio Liverpool ha perso. Sapete che io dopo la Juventus amo il Liverpool, no? Ok? A parte che ad Anfield Road gli facciamo un mazzo così al Ciolo Simeone. E, quindi voglio dire, il discorso è molto semplice, che quando tu entri a far parte di una competizione dove la componente casualità, perché tutte le 5 che io ho enunciato prima, più questa, le possiamo racchiudere tutte in uno stesso globo e chiamarla casualità, diventa molto difficile vincerla, diventa molto difficile vincerla. Allora voi mi direte, beh Max, ma come mai dici queste cose? Allora come ha fatto Real Madrid negli ultimi 5 anni vincere 4 Champions League? Come ha fatto? Ha avuto gli arbitri che l'hanno aiutato, un allenatore come Ancelotti e come Zidane che hanno avuto più buccio del culo che Bertoldo in Francia, giocatori fortissimi nella loro rosa, cambi impressionanti, come vi ho detto prima, no? Mi giro, c'ho Bale e Asensio, non a caso vi ho citato due del Real Madrid, sorteggi abbastanza fortunati e arbitri benevoli, giusto? Quindi, e non avevano praticamente giocatori infortunati di sorta, praticamente gli è andato tutto bene. Quindi bisogna imbonirsi gli astri, bisogna imbonirsi i dei del calcio, bisogna che la Juventus, perché a me interessa la Juventus, abbia tutte queste componenti nel momento giusto. La domanda che mi faccio e che vi faccio e che estendo a voi è questa. Secondo voi, io non ho la risposta, lo dico prima, non ho la risposta. Questa è una domanda che faccio proprio come se me la facessi anche a me stesso. Secondo voi, come mai noi, per un motivo o per un altro,
nei momenti clou, finali comprese, le nove finali comprese, la Juventus signori ha fatto nove finali, una roba impressionante, cioè, ed è triste che ci dicano fino al confine, perché una squadra che ha fatto nove finali, noi siamo la quarta squadra come numero di finali fatte, la quarta squadra siamo in tutta Europa, quindi noi dovremmo essere nel gota sempre della Champions League, purtroppo perdendole non si percepisce questa cosa, no? Giusto? Come mai la Juventus o arriva sfiancata, o arriva smontata mentalmente, o arriva con un sacco di infortuni, Chiellini praticamente di fatto è che è uno dei giocatori più importanti per la difesa, non c'è praticamente mai stato negli ultimi anni, non c'era, a Berlino era, non c'era, a Cardiff era acciaccato, l'anno scorso con l'Ajax è mancata una partita più importante, l'anno precedente col Borussia Dortmund, col Bayern di Monaco è dovuto uscire perché aveva un risentimento al polpaccio, cioè quando tu hai, e avevi Bonucci, avevi, scusate, Chiellini, quest'anno abbiamo Costa che è entrato per lui in fortuna, che è un giocatore che se sta bene è fondamentale, lo sappiamo tutti che se sta bene Costa spacca le partite, no? Ci sono alcune componenti che alla Juventus non girano, in più c'è il fatto mentale che... Allora io dico una cosa, così, era ovviamente una cosa, un enunciato, diciamo... valutativo a livello dell'analisi che ho fatto sulla Champions League. In finale vorrei dare un consiglio alla Juventus. Un consiglio alla Juventus. Siccome mi è giunta notizia dal mio amico, cito la fonte, dal mio amico Gianni Bianco, io non lo sapevo, mi è giunta notizia che la Juventus sta ingaggiando un mental coach e io ne sono felicissimo, finalmente, 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 finalmente. Consiglierei anche alla Juventus, visto che ha deciso di fare questo cambio, diciamo, storico, faccio notare così, lo dico così come cosa curiosa, che l'unica squadra che ha il mental coach in questo momento è il City. Come faceva Luca Toni. Io comunque stavo dicendo, io consiglierei alla Juventus FC, di ingaggiare anche uno sciamano o uno stregone, scelga lei. Perché non si sa mai che abbiamo bisogno anche di un po' di, un po' di culetto, va bene? Quindi, signori, welcome back Champions League. Sono molto contento che sia tornata. Attendiamo con piacere di vedere che cosa combinerà l'Atalanta questa sera, che cosa combinerà il Napoli martedì, perché sia ben chiaro, Atalanta-Valencia tengo per l'Atalanta, Napoli-Barcellona tengo per il Napoli, non ci siano storie su questo, e ovviamente Lione-Juventus tengo per il Lione. Credevate, tengo per Juve, ovvio. Forza Juve. Ragazzi, la Champions è tornata, vai, come dice il mio amico, nati per vincere, ma siete incazzati, ok? Vediamo di portarla a casa, di Riffa, di Raffa, con Sarri o senza Sarri, con CR7 incazzato, con la squadra rivoltosa, con quello che volete, ma portiamo a casa questa benedetta Champions League, che sarebbe ora, dopo 24 anni di astinenza. Ciao a tutti, fino alla fine, forza Juve. La Champions!